Questa settimana a Inter Football Academy, su sinistra Mouton lo prova, attraversa rete ed è un gol bellissimo. Siamo partiti molto bene, stavamo facendo bene, abbiamo colpito un palo, ho sbagliato di poco un gol e loro invece sono stati molto concreti a sfruttare i nostri errori. Si gioca la finale dell'anno Vazzi, torneo dedicato agli under 15 e derby. Inter che vuole vincere per il quarto anno consecutivo questo classico torneo che si disputa a Milano. Sfida dunque tutta milanese con il derby tra Inter e Milan. Prima azione dei rossoneri, arriva Anana, impresa alta senza problemi. La risposta è affidata a Esposito su calcio di punizione, arriva Pirola sul secondo palo, non trova lo specchio della porta. È una partita in cui succede piuttosto poco, squadre anche piuttosto stanche visto che hanno giocato diverse gare nel giro di pochi giorni. Inter che è partita chiaramente dalla semifinale, così come è successo per il Milan. Queste dunque le migliori azioni del primo tempo. Nella ripresa l'Inter invece si rende più pericolosa rispetto al Milan con Boscolo, parte lui sulla sinistra, prende il fondo, va al cross sul secondo palo, Barazzetta arriva con un attimo di ritardo e non trova l'impatto pieno con il pallone. Sempre Inter in avanti, ci prova anche Cancello, ma il suo destro è di fatto un passaggio per Bozzato, il portiere del Milan. La risposta rossonera affidata a Cuggio, che da buona posizione spara troppo alto con il sinistro dopo una bella finta di corpo. Cuggio non trova lo specchio della porta, ci prova dalla distanza Luscetti, c'è una deviazione e palla che finisce fuori per questioni di centimetri. Grandi brividi per l'Inter, Inter che poi riparte con Di Marco, serve in avanti il tentativo di Oristanio, c'è la chiusura di Bozzato. Inter che rimane comunque in attacco, insiste sfruttando la corsia laterale di destra, Barazzetta va al cross in mezzo, chiude ancora una volta la difesa del Milan, poi Barazzetta cerca il dribbling, prende il fondo ma sbaglia il controllo decisivo, palla che va a spegnersi sul fondo senza creare pericoli in questo caso al Milan. Milan che ci prova a sfruttare invece gli errori in questo caso di Anane, ma Cuggio colpisce male e allora saranno i rigori a decidere chi tra Inter e Milan alzeranno questa edizione del trofeo Anno Vazzi. Il primo rigore per Cretti, va lui a sbloccare i rigori, va con il destro, para Anane. Milan che sbaglia il primo tiro dagli 11 metri, non sbaglia invece Esposito. Inter dunque in vantaggio dopo i primi due gol. Poi per il Milan va Luscetti con il destro, Anane intuisce ma non para. Milan che trova il gol del pari. La risposta interista è affidata a Goffi che spiazza Bozzato e riporta avanti l'Inter. Poi Stanga per il Milan, 2-2. Milan che però ha già commesso un errore, errore che sta per arrivare per Oristanio. Mancino, Bozzato, si dispera Oristanio, poi gli dicono guarda che la palla è entrata e esulta. Allora 3-2 per l'Inter. Josué per il Milan sbaglia con Anane che manda la palla sul palo, allora è Gedegbe ad avere sul destro la palla della vittoria. Missile, traversa, gol, e Inter che vince 4-2 dopo i calci di rigore. È la quarta volta consecutiva che l'Under 15 nerazzurra vince il trofeo Anno Vazzi. Trova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Inter Channel e poi scegli.